Buonasera e benvenuti a questa puntata di Serie A Stadio. Anche stasera andremo alla scoperta delle partite di questa giornata. Come al solito, vi darò risultati e formazioni. Allora, prima di tutto, vabbè, poi ve lo dirò dopo. C'è stata una sorpresa nella giornata di oggi e ne parleremo più tardi. Andiamo subito con la prima partita di venerdì con il Milan, dove c'è stata un po' di polemica per il gol regolare non concesso alla Sampdoria. Allora, è finita 1-0, un gol è andato Bacca, che ha avuto delle polemiche con Montella, mi sembra che era anche stato escluso. Sono stati ammoniti Pereira e Muriel e Bonaventura, Lapadula e Donnarumma. Poi sono entrati Pereira per Sala, Fernandez per Pratt e Schick per Barreto. Mentre per il Milan sono entrati Locatelli per Sosa, Bacca per Lapadula e Gomez per Suso. Andiamo con le formazioni, come vi stavo appunto dicendo, un 4-3-1-2 della Sampdoria con Viviano, Regini, Skriniar, Silvestre, Sala, Barreto, Torreira, Lignetti, Praet e poi ci abbiamo anche Quagliarella e Muriel. Che c'era un articolo su Quagliarella dove diceva che era appunto un bomber di riserva, comunque molto importante, uno che sui gol li fa sempre. Sono molto d'accordo con questo articolo. Non sono invece molto d'accordo sul mercato del Milan, ma magari farò un video da mettere su YouTube dove dico i miei voti per quanto riguarda il mercato del Milan. Secondo me non è stato veramente all'altezza. Donnarumma, Abate, Paletta, Romagnoli, Calabria, Sosa, Montolivo, Bonaventura, Suso, Lapadula e Niang. Appunto, non sono, ripeto, molto d'accordo col mercato che fatto il Milan, però mi aspettavo probabilmente anche peggio. Con 15 milioni mi sembra di budget non si poteva fare grandi cose. Probabilmente avrei però comprato magari qualcun altro o avrei investito sulla primavera come fanno molte squadre. Per il resto molti sono lamentati appunto del gol regolare. Milan però che comunque ha portato i 3 punti a casa. Prima di questo, quindi appunto vi mando un pezzo musicale. Subito dopo ci occuperemo della prima partita di sabato, appunto, che ha visto il Napoli comunque giocare. Thank you.
Eccoci qua, tornati con la prossima partita. Anche qui andiamo su due squadre che sinceramente, una mi è piaciuto il modo di giocare, il Pescara. Mi è molto piaciuto sia contro l'Inter sia contro nelle prime giornate. Secondo me è stata una buonissima formazione, veramente molto in gamba. La Lazio sta giocando veramente bene con il suo nuovo allenatore. E di questo sono contento perché, insomma, vedere la Lazio che gioca bene è un po' che non la vedevo. Però credo che sia molto importante anche vedere queste squadre lottare, anche perché la Lazio qualche anno fa arrivò terza, mi sembra, o seconda, mi sembra terza, e purtroppo non arrivò in Champions. Il Pescara è una buona squadra, mi sembra di vedere, sta giocando molto bene. Peccato, è stata un po' sfortunata con l'Inter, probabilmente meritava anche la vittoria. Invece, il calcio è anche questo. Ammoniti, quasi Niga, Radu, campaniere vero per il Pescara. Rigore sbagliato da Memushai. Sono entrati in campo Keita a posto di Georgievic, Basta a posto di Anderson e Murcia a posto di Milinkovic-Savic. Mentre sono entrati per il Pescara Manai, Fornasier a posto di Groenberg e di Benali, e poi Cristante è uscito e ha fatto entrare Mitrà. Le formazioni sono state le seguenti: un 3-5-2 della Lazio con Marchetti, Radu, De Vrij, Bastos, Ljulic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Anderson, Immobile, Georgievic. Secondo me Immobile sta facendo una buonissima stagione all'inizio. Da vedere poi nelle prossime partite come sarà. Ha risposto il 4-3-2-1 del Pescara: Bizzarri, Zampano, Gionber, Campagnaro, Biraghi, Cristante, Brugma, Meushai, Benali, Ver e Caprari. Caprari è veramente un talento, andrà all'Inter mi sembra nel prossimo anno, e secondo me è una delle occasioni dare ai giovani delle possibilità di giocare. Vedremo se l'anno prossimo manterrà alto il suo standard, il signor Caprari. Al momento comunque il Pescara ha perso e a me dispiace perché, ripeto, è una buonissima squadra, però Lazio è veramente incontenibile. Andiamo su con la prossima canzone.